È una sigla che poi diciamo così, le verifiche hanno dimostrato molto criptica, che poca gente sa leggere e, diciamo così, dare un significato a questo acronimo. È invece molto semplice: broncopneumopatia cronico-ostruttiva. Bronco perché è il risultato di un interessamento delle vie bronchiali. Pneumopatia, che è la parte che distingue il passaggio da una bronchite, quella da fumo per esempio. Tutti quelli che fumano hanno una bronchite. Ma una cosa è avere la bronchite, una cosa è avere la BP, cioè la broncopneumopatia, cioè il passaggio dal bronco al polmone, dove ci sono quelle zone particolari in cui si determina, diciamo così, il risultato del passaggio di aria. Se ci fosse solo passaggio di aria e non ci fosse questo funzionamento di questa zona profonda del polmone che abbiamo identificato come zona silent, quella più profonda, quella più umile per come è sistemata, ma quella determinante, il passaggio dell'aria servirebbe poco. Pneumopatia, BP, broncopneumopatia cronica, perché questa è una patologia cronica, vive di riacutizzazione, di momenti di esaltazione, di momenti di scompenso in cui il malato sta male e rischia anche di finire in ventilazione invasiva, non invasiva, rischia di finire in rianimazione, rischia di fare trattamenti anche abbastanza complessi, lunghi, fastidiosi e rischia di scoprirla in una parte importante delle persone che non lo sanno nemmeno e che non hanno sintomatologia, ne hanno poca. E allora è una malattia che vive di questi spikes, ma è fondamentalmente una malattia che dura tutta la vita. Ostruttiva perché il dato funzionale, cioè quello che determina l'alterazione, che noi possiamo verificare attraverso strumentazioni molto semplici, ma anche la situazione clinica, è la ostruzione delle vie aeree. E fondamentalmente l'ostruzione non significa soltanto il passaggio difficoltato, o meglio, per situazioni fisiopatologiche, il passaggio verso l'inverso, verso l'aria, il passaggio verso l'espirazione, la fuoriuscita dell'aria, ma è tutto il punto, non soltanto il comparto bronchiale, ma anche il comparto pneumologico, quello del parenchima, che prende aria, si distende, fa entrare l'aria, ma non è capace di spingerla, di farla uscire, perché quello è l'atto fisiologico. Non è capace di farla uscire perché il polmone ha delle alterazioni croniche che ne hanno minato la sua capacità di ritorno elastico, cioè il polmone si distende ma non ritorna, non riesce a spingere quell'aria che ha preso più facilmente e che non riesce ad essere spinta verso l'esterno, e quindi la sua elasticità è venuta meno, e quindi questo comporta delle alterazioni anatomo-funzionali che possiamo verificare attraverso i normali test di cui oggi possiamo essere, diciamo così, tranquillamente depositari. Abbiamo scoperto anche con le nuove linee gold e con gli studi che prima pensavamo che tutti quanti i BPCO fossero dovuti a due situazioni. Ci sono delle forme congenite, pochissime, difficili anche da scoprire e che ora si sta tentando di verificare e di pensarci, perché bisogna fare test particolari. E sono anche questi diventati semplici. Ma è indubbio che la gran parte dei casi dipende dall'effetto del fumo di tabacco. Ma pensavamo che BPCO significasse nel 95% fumo di tabacco, invece dobbiamo considerare che c'è un'enorme fascia di soggetti che non fuma, che non ha fumato, perché il problema è che spesso, anche se non fumano, hanno fumato, che è più importante di chi fuma ancora, perché è una situazione che viene spesso da lontano, ma è dovuto anche a situazioni occupazionali, di ambiente. E ancora oggi si aggiungono altre situazioni che possono giustificare quelle BPCO, dei quali noi non riusciamo a spiegarci il perché.
questo soggetto abbia questa malattia. Si pensa che può succedere una cattiva crescita del polmone fin dai primi vagiti, ma anche nell'utero della mamma, delle situazioni, delle alterazioni che conformano male il polmone, creando un rapporto tra le vie aeree e il parenchima, che sono due cose diverse, alterato e che alla fine dà la stessa sintomatologia e la stessa funzione alterata del BPCO che ha fumato. È semplicissimo, così semplice che abbiamo pensato. Fortunatamente oggi ci stiamo ricredendo, le nuove linee guida lo dimostrano, che bastava avere tosse, catarro e dispnea, affanno o a riposo o anche sotto sforzo, e che bastava avere delle riacutizzazioni. A proposito di questo, devo anche dire una cosa che la pratica clinica di ogni giorno ci dimostra. Molti BPCO hanno forme di riacutizzazione importanti che non dipendono in sé dalla malattia di base, ma dal fatto che questi malati evolvono verso situazioni di anatomia alte, di alterazioni che non sono quelle tipiche del BPCO, ma quelle tipiche di bronchiettasie. Che cosa significa? Cioè dilatazioni bronchiali che permettono il ristagno di muco e che danno carico di una sintomatologia che non è solo della tosse, ma di un catarro predominante, spesso giallo o verde, che persiste e che crea situazioni di continua necessità di tosse e di catarro e che sono uno stato più avanzato, non sempre naturalmente evidente e non sempre che si riesce a dimostrare o che si cerca di dimostrare, che è molto più pericoloso della BPCO, perché la mortalità di questi soggetti che sono costretti ad avere molte più reacutizzazioni e hanno anche la necessità di un cambio continuo di antibiotici, perché in quel muco, in quel catarro che si raccoglie in questi gavoccioli, in cui sono ormai ridotti le vie aeree, si annidano e si avventano dei germi che, anche grazie all'uso continuo di antibiotici, diventano resistenti alla terapia. Sono le forme più severe, quelle però che dobbiamo pensare, perché generalmente questi soggetti, pochi ci pensano, perché bisogna anche avere conoscenze non soltanto fisiopatologica, ma anche di imaging, perché l'imaging in questo caso è importante. Allora, quando noi abbiamo questi soggetti o questa sintomatologia e vediamo che non c'è una risposta alla terapia consueta e tradizionale, quella comune che usiamo, quella degli spray, tutti oggi all'avanguardia e sicuramente efficienti, andiamo a vedere se c'è un'infezione bronchiale o se il processo si è trasformato in una bronchiettasia. Se no facciamo perdere tempo al malato e utilizziamo farmaci che certamente funzionano, ma non determinano il passaggio verso una situazione più controllata, che è quella purtroppo che spesso non riusciamo a ottenere perché questi germi hanno creato situazioni di difficile trattamento e che comportano una continua situazione di riacutizzazione, ma anche di aggravamento della situazione anatomo-funzionale del polmone. Prima di tutto bisogna fare una diagnosi, che si fa semplicemente attraverso. Dicevamo prima pensavamo che bastava avere, oggi si è visto che è in dubbio anche per stabilirne la gravità e dare una valutazione che non può essere solo soggettiva. Certo, chi ha la tosse, il catarro, la dispnea è un fumatore, la storia si chiude, ma io devo anche capire se questo paziente, qual è la sua gravità e quale, anche se non sempre corrisponde all'entità della dispnea o della sua qualità di vita, ma devo anche capire l'effetto di farmaci che sono anche costosi, oggi abbiamo tutta una serie di possibilità che devono servire.
e non essere presi senza non dare un vantaggio. Bene, la funzione respiratoria molto semplice attraverso una spirometria semplice, che è l'esame più semplice che noi possiamo avere in laboratorio e che non è assolutamente invasivo, e che in qualche minuto ci fa sapere se questo soggetto ha una sindrome istruttiva. Poi però, come dicevo prima, dobbiamo andare a capire che tipo di BPCO è, quali sono le problematiche e se siamo passati già cioè, nella fase di passaggio acuto o nel cronico verso situazioni più serie e più complicate, quali sono le BPCO con bronchiettasia. Sembrava facile prima, quando tutti dicevano non bisogna lavorare in ambienti particolari, non bisogna vivere in ambienti particolari, non bisogna avere contatto con sostanze irritanti, urticanti, fastidiose, naturalmente dal punto di vista diciamo così, della clearance mucociliare, che è quella che permette di far uscire il catarro e di tenere libere le vie aeree. Dicevamo che a questo punto la prevenzione era basata nel non fumare, ma come ho detto prima, stiamo scoprendo che qualche volta non sappiamo ancora quanto, ma bisogna pensarci. E quindi questo porta anche la nostra strategia a spostarci verso situazioni che, o età che non pensavamo fossero oggetto di interesse, anche nei giovani. E quindi la possibilità che le situazioni tradizionali o quelle più conosciute possono non essere determinanti, ma quelle alterazioni di questa situazione sconnessa tra l'accrescimento dell'albero bronchiale e quello del polmone, oltre che le forme naturalmente ereditarie o quelle che dipendono dal deficit della forma antitripsina, che è un enzima importante nella crescita e nella cura dell'alveolo, possono queste situazioni, determinati momenti particolari e precoci della vita del soggetto, possono essere, diciamo così, ora meglio studiate e bisogna pensarci, per cui spostando l'interesse verso epoche della vita che credevamo indenni da questa malattia.